Eccoci! Io vi sento, mi scuso per non aver indossato la giacca gialla, ma qui a Pescara fa abbastanza caldo oggi, quindi Ma me la sono noto, tolta. le bretelle che sono comunque gialle, va bene, tuo stile inequivocabilmente prescinde da ogni tipo di eleganza, viene veramente in automatico associarti a stile e comunicazione perché lo fai in toto anche nel tuo personaggio. Quindi scuse Una punta di giallo accettate. ci sarà sempre. Appunto, appunto. Dicevo che questa rubrica viene inaugurata con un grandissimo nome perché, ecco, annoveri un elenco inimmaginabile di interviste, caro Paolo, fatta da artisti e persone del mondo dello spettacolo e della cultura e non solo. Iniziamo, come si suol dire, con i fuochi d'artificio, perché andremo e ci addentreremo su quelli che sono i ricordi della tua intervista fatta al grande maestro Ennio Morricone presso la sua dimora all'Aquila. Sì, è stato il maestro Morricone diverse volte, in particolare una volta sono stato a casa sua a Roma, non all'Aquila, ma è una coincidenza particolare perché proprio da pochi giorni è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, la Mostra del Cinema di Venezia, il documentario che Giuseppe Tornatore ha fatto come omaggio al maestro. E il video che è stato rilasciato, i trailer che sono stati rilasciati, fanno vedere appunto il maestro dentro questa casa. Ed è esattamente dove io ho fatto questa intervista con lui qualche anno fa, era l'anno successivo al primo Oscar, all'Oscar del 2007. E niente, ovviamente attraversare, entrare a casa di un gigante della musica come Ennio Morricone ti causa una emozione assoluta, perché capisci di entrare come se uno entrasse a casa di Mozart o a casa di Johann Sebastian Bach. E non cito questi nomi a caso perché anche lui poi farà un riferimento esattamente su questi durante le interviste. Il maestro Morricone ha scritto oltre 500 colonne sonore, ma era un grandissimo musicista di musica assoluta, come lui sottolineava più o meno ogni volta, ed è stato un punto di riferimento assoluto, ed è un punto di riferimento assoluto nella musica mondiale. Dicevo appunto di questo documentario, di questo docufilm, come si usa a dire oggi, che Giuseppe Tornatore gli ha voluto dedicare, e non è assolutamente casuale nemmeno questo, perché quando gli chiesi se aveva qualche regista con cui si era trovato particolarmente bene, tutti potrebbero pensare a Sergio Leone con cui ha realizzato le colonne sonore di quelli che sono noti in tutto il mondo come i western spaghetti, i film fatti da Sergio Leone, i film western fatti da Sergio Leone, e invece lui mi disse: mi trovo molto bene con Giuseppe Tornatore. Con Giuseppe Tornatore ha realizzato le colonne sonore per quasi tutti i suoi film. Se non sbaglio, solo uno non è stato realizzato con la musica di Ennio Morricone, e quindi è stato quasi normale che fosse proprio Tornatore. Non possiamo dimenticarlo, anche lui, premio Oscar. Giuseppe Tornatore ha giustamente filmato il maestro nella sua casa di Roma, quella casa che si vede nelle foto che avete mandato in onda, dove io andai a fare questa intervista con l'aiuto validissimo del fotografo Andrea Straccini, di cui sono le foto, è una casa bellissima in un palazzetto del Cinquecento, che sta a pochi passi dal Vittoriano di Roma.
Quindi già immaginate l'emozione di entrare lì dentro. Poi Certo. sapere di stare nella stanza dove probabilmente lui componeva, era piena di tavoli, impianti stereo e ovviamente c'erano un po' di partiture in giro, chiaramente fa un effetto notevole, notevole. L'emozione, la prima emozione, io vedo queste foto, rimango un po' in maniera malinconica, no? Vorrei che veramente il maestro non ci avesse abbandonato, perché comunque è stata una fortuna da parte tua poterlo intervistare, conoscerlo, vederlo, parlarci e vedere le foto dove tu sorridi, no? Traspare tantissimo della tua parte emotiva, però è proprio la prima emozione, oltre il fatto di essere colpito da questa maestosità, no? Questa importanza anche storica di dove tu hai avuto la possibilità, la fortuna e la grande capacità di poter essere. Però raccontaci proprio quel momento in cui vi siete stretti la mano e vi siete guardati negli occhi. Qual è stata la prima emozione, Paolo? Ma l'emozione c'è stata ed è stata notevole, e anche se, ripeto, io l'avevo già incontrato all'Aquila, ecco perché c'è stato questo piccolo tuo anticipo, l'avevo già intervistato all'Aquila l'anno prima e alla presenza della moglie. L'emozione è stata enorme perché, ripeto, trovarsi di fronte a un pezzo importante, ecco, queste sono le immagini ancora un'altra volta. Questa è all'Aquila, ma purtroppo in un momento drammatico. Siamo nel 2009 e Morricone tornò all'Aquila dopo il terremoto. E poi magari faremo vedere una foto e vi dirò qualcosa su quella foto. Ecco, questo è invece quando ci siamo incontrati all'Aquila con la moglie. Era lì a presentare questo volume bellissimo, pubblicato dalla Elekta e realizzato da Gabriele Lucci, e lui mi sta facendo una dedica. Non dico cosa scrive perché non, sarebbe poco educato, però mi fa un complimento enorme perché in quel momento sta facendo l'autografo dopo che abbiamo fatto l'intervista. Torniamo a casa di Morricone. Una sensazione bellissima perché ti trovi di fronte a un monumento della musica mondiale, insomma, le hanno dedicato un disco ai Pink Floyd, Quincy Jones, cioè personaggi che in tutto il mondo vengono ritenuti il non plus ultra, ma in realtà Morricone è un mito della musica di tutti i tempi. E dicevo, la cosa straordinaria era la grandiosità di questo personaggio, della sua musica, della sua mente e la semplicità della persona, la semplicità della signora Maria che ci accolse, lei, cioè tu ti aspetti di vedere magari, che ne so, dei collaboratori domestici, invece c'erano solo loro, la signora ci introdusse in casa. Come una normalissima signora di casa, cioè che ti ospita a casa sua, ti chiede che cosa preferisci, una bibita, qualcosa. Poi arrivò il maestro e ci fu anche un attimo di pausa, quasi di timore di trovarsi di fronte a questa persona. Poi cominciamo a parlare. Lui era molto, non dico burbero, però era puntuto, era abbastanza fermo. Per esempio, quando in una delle tante occasioni gli chiesi: ma aggiunge qualcosa l'Oscar alla sua vita? E lui, appunto, quasi un po' risentendosi, mi risponde: no, non ha aggiunto nulla, anche perché effettivamente non c'era nulla da aggiungere. Certo. Una particolarità mi piace ricordarla è che in quella stanza il video di Tornatore fa vedere il maestro che fa ginnastica. Perché effettivamente Morricone ci ha raccontato, mi ha raccontato, che lui, siccome aveva già una certa età, insomma, quando l'ho intervistato
in quell'occasione a casa sua nel 2008, lui aveva già 80 anni, e quindi chiaramente non è che poteva andare a camminare fuori. Allora eccolo, eccolo, bravissimi, bravissimi. Questo è il pezzo del video di Tornatore, ecco si vede il divano, il tappeto, e il maestro che fa ginnastica. E poco prima abbiamo visto quei divani dove eravamo noi a fare l'intervista. Morricone mi raccontò che lui, per tanti motivi, per comodità, per sicurezza personale, ecco, questo è Quincy Jones, mi ha raccontato che io faccio ginnastica in casa, cioè lui camminava, girava in casa e faceva chilometri, perché poi si vede, insomma, da quelle immagini, ecco, non sembra una persona, qui sicuramente ha molto di più di 80 anni, non sembra una persona di quell'età. Vero. E lui invece, insomma, si muoveva, si teneva sempre in forma, come molti, devo dire, direttori d'orchestra. Ma di solito i direttori d'orchestra si dice che stanno in forma proprio per il movimento che fanno sul podio, quando agitano le mani per dirigere l'orchestra. Lui dirigeva abbastanza spesso, ma fondamentalmente dirigeva le sue musiche, e non aveva una carriera a parte come direttore d'orchestra. Dirigeva principalmente le sue musiche. E quindi questa cosa molto che mi ha colpito molto quando ho visto il trailer di Tornatore, che giustamente inizia con il maestro che fa ginnastica, perché lui la mattina presto si alzava e faceva ginnastica dentro casa. E quindi è un altro particolare che posso aggiungere. Questa è una cosa in più che sinceramente, caro Paolo, ti ringrazio, e ringraziamo anche il grande regista Tornatore, perché assolutamente non avremmo mai immaginato che Morricone fosse molto originale e tenace nel seguire un determinato regime, stile di vita, potevamo sospettarlo, però non fino a questo punto. Un'altra particolarità del grande maestro è abbastanza sconosciuta, non tutti la sanno, la vuoi dire tu, Paolo? Sì, allora, lui innanzitutto non amava parlare di ispirazione. Lui diceva, io sono un musicista, quindi faccio quello che deve fare un musicista. Qualcun altro che ho avuto pure la fortuna di incontrare, Mogol per esempio, dice l'ispirazione non esiste, quando c'è l'idea di realizzare qualcosa, in realtà il 90% è studio, abnegazione, voglia di mettersi alla prova, l'ispirazione è forse il 10%. Il maestro Morricone che veniva tra l'altro da studi di musica contemporanea, quelle cose che un tempo ci si prendeva anche in giro, io pure ho fatto questi studi, quindi parlavamo di cose che in qualche misura, insomma, io conoscevo, in misura ovviamente infinitesimale rispetto a lui, quelle musiche che, con tutti quei rumori, no, che c'erano negli anni 60-70 principalmente, anche se la musica contemporanea in realtà nasce già nei primi del Novecento. E lui la infila anche nella musica per il cinema, e le varie colonne sonore in cui mette il fischio, i suoni strani, eccetera, sono un retaggio della sua musica. Però mi racconta una cosa straordinaria in uno dei temi forse più belli o comunque più conosciuti, noto come tema di Jill, dal film C'era una volta il West, che poi è la scena memorabile e fantastica quando Claudia Cardinale arriva e scende dal treno. Bene. E c'è questa musica meravigliosa, e tutti quanti a chiedergli, ma come ha fatto, maestro, come ha inventato questa musica? E lei mi rispose molto semplicemente, guarda, era semplicemente un esercizio sugli intervalli di sesta. Ora, abbiamo in studio un musicista, quindi sa di che cosa sto parlando. È una cosa per un musicista semplice, cioè lui ha fatto semplicemente un esercizio su questi salti molto alti di note. Lo vogliamo sentire, Paolo? Magari, magari. Vai, regia. Thank you.
Riusciamo a mettere anche quell'altra immagine, ragazzi? Regia. Che meraviglia, ragazzi, mamma mia. Come Bravissima Paolo? regia, ha beccato esattamente il punto. Quei salti, non mi fate cantare perché non sono bravo. Ecco, quelli sono i salti di sesta. E lui mi disse, guarda che io ho semplicemente fatto un esercizio sui salti di sesta ed è uscita fuori questa melodia, una melodia meravigliosa, conosciuta come il tema di Gil, però fammi dire una cosa, come si dice sul tamburo, il vecchio giornalista esce fuori. Proprio stamattina mi è arrivato il comunicato stampa dell'ufficio stampa del volo, che il 5 novembre uscirà il disco in tutto il mondo, il disco Il Volo Sings Morricone, e la seconda canzone, il secondo brano, che tra l'altro sarà presto disponibile su tutte le piattaforme, e sono i ragazzi, Gianluca, prima lo nominava, Gianluca, Piero e Ignazio, canteranno Your Love, che è semplicemente un altro titolo della musica che abbiamo ascoltato. Perché è quella parte lì che abbiamo ascoltato, il tema di Gil, ma con le parole. E prendendo le parole diventa Your Love, perché è stata una applicazione, diciamo così, di un testo a questa musica meravigliosa. Che poi Quindi è si stato anche ricollegano un po' di cose. un successo all'Arena di Verona. I ragazzi hanno fatto uno Bellissimo. spettacolo, un concerto meraviglioso, vero Delè? Stupendo. Assolutamente. Emozioni che sinceramente mettono tanto brivido addosso, perché poi coincideva con la riapertura, quindi Sì, andava un sì. po' a sottolineare una sorta di rinascita, di ripresa. Assolutamente, Sì, è stato molto bello. assolutamente. Una Ho sentito bella. le parole prima di Delè e non posso che essere d'accordo. Io ho curato l'ufficio stampa per il loro primo concerto in Abruzzo tanti anni fa a Pescara nel 2014 e chiaramente cercavo di far comprendere bene di cosa stavamo parlando. Nel 2014 il primo concerto che fecero a Pescara erano ancora poco conosciuti in Italia, se non a un pubblico televisivo. Devo dire che ebbero subito un successo straordinario e soprattutto un successo di comunicazione, perché devo dire che qui in Abruzzo vennero subito compresi, apprezzati. Non solo perché c'era Gianluca che era abruzzese, che è abruzzese, ma sicuramente diciamo, i miei colleghi, i nostri colleghi giornalisti, capirono immediatamente di che cosa si trattava. Poi Delè ha ragione perché molto spesso li attaccano. E forse è per il grande successo che hanno e hanno avuto. Sì. Che accade questo, perché Gianluca, Piero e Ignazio hanno avuto un successo mondiale, sono stati chiamati direttamente da Barbara Streisand a fare una serie di concerti con lei negli Stati Uniti, tre ragazzini italiani, ripeto, all'epoca più o meno sconosciuti, Sì. e che invece, insomma, hanno avuto riconoscimenti pazzeschi, semplicemente pazzeschi. Sì. Idolatrati come degli dèi appena Assolutamente. varcano il Sì, confine. ma in tutte e due le Americhe, sia del nord che del sud, Sì, perché sì, questa è sì, sì. una cosa che spesso si tralascia, ma paesi come il Messico o il Brasile sono metà Europa, cioè il Messico c'ha 100 milioni di abitanti, è una volta e mezzo l'Italia, Hai il Brasile c'ha. perfettamente ragione, perché io nel mio piccolo ti posso dire che andando a controllare le statistiche delle persone che mi seguono e delle visualizzazioni a livello mondiale, ti Sì. posso dire che come primo paese c'ho l'America Latina. Quindi Benissimo, parliamo di benissimo. Messico, Repubblica Dominicana, Brasile, cioè c'è una grande concentrazione di italiani, Argentina, non ti dico l'Argentina, e poi viene l'Italia. Viene Sì. l'Italia e poi vengono quelle nazioni dove noi italiani siamo andati, andiamo a lavorare, l'Inghilterra, la Germania, la Svizzera, e da lì capisci anche il pubblico che ti segue, che sono gli italiani all'estero,
che ascoltano le tue canzoni e che quindi funziona così. Hai perfettamente ragione quando Ti dicono sei che quando... ritrovato in quello che Sì, diceva no, ma ha Paolo. ragione perché è vero, perché loro vengono attaccati, ma come si dice? L'invidia certe volte è una brutta bestia. Ci sono cantanti che non hanno avuto il loro successo a livello mondiale e loro invece in America, se tu nomini il volo, li portano così. Anche in Giappone, in Non è più Oriente. pizza, mafia e spaghetti se parli del volo. Se parli del volo, l'americano si Ah, da mette. che mondo è il mondo, caro Paolo, tu me lo puoi confermare, se davanti alla passione e all'amore per il proprio lavoro c'è tanta professionalità e talento, non può che essere così. È Assolutamente, un assolutamente, paradigma assolutamente sì, imprescindibile, come quello che assolutamente sì. contraddistingue anche te, caro Paolo. Io ti Grazie ringrazio veramente perché ci hai fatto sognare. È stata una parentesi a voi. meravigliosa. E se non sbaglio c'è una piccola anticipazione guardando anche dietro le tue spalle. Sì, dietro le mie spalle c'è un cartonato di io odio questa parola, ma insomma, di un evento organizzato alcuni anni fa da una collega qui di Pescara, Valeria De Cecco, che portò in Italia la macchina da scrivere di John Fante. La portò il figlio, Dan Fante, di cui mi onoro di aver avuto la sua amicizia fraterna dal 99 quando ci siamo conosciuti, quando lui è venuto per la prima volta in Italia, fino al 2015 quando purtroppo è scomparso prematuramente. E Dan portò qui a Pescara la macchina da scrivere del papà, la macchina da scrivere con cui lui scrisse l'ultimo romanzo, la Confraternita del Chianti o dell'Uva, come è più esatto Sì, intitolare conosciuto. quel romanzo, e io conservo a casa con ovviamente grande gioia e anche una certa gelosia i fogli scritti con quella macchina, da Dan ovviamente, non da John Fante, ma anche Dan scrisse il suo primo romanzo, eccolo qui, grazie. Dan scrisse il suo primo romanzo con questa carta, una carta gialla che era del padre. E il primo romanzo di Dan racconta la scomparsa di John Fante. E lui mi dedica quattro righe per dire: caro Paolo, l'ultimo romanzo che mio padre effettivamente scrisse, usando una macchina da scrivere, perché poi lui, John Fante, diventò cieco per il diabete e non poté più scrivere nessun'altra riga, dettava tutti i suoi lavori alla moglie Joyce che li scriveva a macchina. Quindi leggo da questa lettera l'ultimo romanzo che mio padre ha effettivamente scritto usando una macchina da scrivere, fu Brotherhood of the Grape, cioè la confraternita dell'uva in realtà, non del Chianti come è conosciuto in Italia questo romanzo, e la carta gialla che io ti mando qui è la stessa carta che lui usò per l'originale manoscritto, per il manoscritto originale. Io ho circa 50 fogli di questa. La mia prima esperienza, il mio primo romanzo, Chump Change, Angeli a pezzi nella versione italiana, fu pure scritto con questa stessa carta gialla. Quindi ti prego di tenere questi fogli per ricordo. E ovviamente adesso questo ricordo è particolarmente commovente per me perché rappresenta anche la mia amicizia con Dan Fante, che non c'è più. Grazie Paolo, grazie anche per Grazie. questa tua emozione, ci hai emozionato tanto e ci hai fatto veramente un grande regalo e spero di poterti vedere o la prossima settimana o quando deciderai tu. Noi apriremo sempre le porte del nostro salotto alla tua grande luce gialla perché Grazie. come oggi pomeriggio illumini e porti veramente tanta cultura, esattezza. E poi non vedo l'ora di affrontare con te il tema della fake news perché mi ha incuriosito molto.